attacchi si portarono al centro del campo a mo' anche di sfida nei confronti dei verdi. Qui invece vediamo che entrambe le squadre, questa è dimostrazione di esperienza, di mestiere, di preparazione, di come è stata preparata la partita. Sì, ci sono una decina di calcianti vicini al punto di battuta della palla. Lì. Esatto. L'importante sono quelli dietro, come diceva Simone. Ma gli altri sono schierati, praticamente i datori indietro, i datori innanzi e direi anche alcuni sconciatori. Ci sono praticamente gli innanzi pronti a partire. Allora, possono sembrare molto tranquilli da queste immagini, anche se insomma, gli sguardi sono faccia, insomma, sguardi torbi, però sono tranquilli, cioè non vediamo voi. No, nel senso, tranquilli, ma ecco, belli. Sì, è la calma prima della bufera. Allora, vediamo un po', noi siamo pronti naturalmente con il cronometro, perché naturalmente dovremo... La partita, dovremo... ricordiamolo, dura 50 minuti. 50 minuti. E vi assicuro che sono lunghissimi, 50 minuti, io non ho mai giocato a calcio storico. Me lo diceva Davide Guetta, che sono lunghissimi 50 minuti giocati in piazza con questo caldo e su quella sabbia. Il pallaio è pronto con il pallone. Sala tensione in piazza. Sì, da una parte e dall'altra, si aspetta solo il fischio d'inizio e poi sarà la finale della edizione 2005 del calcio storico fiorentino. Naturalmente siamo a voi, RTV 38 in diretta per seguire questa partita. Nemmeno una battuta di Paolo Händel adesso potrebbe smorzare la tensione. No, io non riderebbe nessuno. Che c'è in campo, non riderebbe nessuno, anche se è molto amato ovviamente dai fiorentini, il magnifico Messer. La concentrazione altissima, naturalmente cosa si sta aspettando? Che si chiuda la balaustra di là dove sono usciti i rappresentanti del chiusa. Corteo. È pronto e parte il match. La palla nel mezzo. Sono fermi, guardate, tutti fermi, quello che tutti vi dicevo fermi, io, adesso fermi. Si guardano, guardate cosa sta succedendo in mezzo al campo, è quello che vi avevo detto io, ognuno sta sulle sue posizioni, si guardano, nessuno parte, vi avevo avvertito, quindi non vi meravigliate adesso, questo qualche è il calcio match, storico, qualche il match. Pallone là ce l'ha uno così, lo tiene, forse se ecco. Lo porta, eccolo lì, questo c'ha il pallone, ma non è che... se ne freghi, è così, si guardano, non si stanno nemmeno toccando, no assolutamente non si stanno nemmeno toccando, stanno dicendo l'uno all'altro, stanno quasi decidendo in questo momento chi è il padrone della piazza, chi è il vincitore di questa finale. Si dice che ogni calciante con il piede tiri una riga davanti a sé e dica all'avversario te questa qui non la devi superare, è un po' quello che sta succedendo. E qui si comincia ecco, a partire, ecco, si comincia a partire, è partito, lo partito Zena è mi pare proprio Lapi. L'altro calciato, mi sembra proprio Gig, come viene chiamato, sia iniziato. Adesso cominciano i primi cazzotti e chiaramente anche quelli sono servono. Chiaramente l'arbitro non è che gli può dire giocate, perché stanno giocando. Questo è il gioco. E guardate, c'è il pallone, ma stanno giocando. Chi ha potuto seguire le altre partite, vale a dire azzurri rossi e verdi bianchi, vedete però che c'è un gruppo di giocatori che stanno mantenendo le proprie posizioni in campo. Valentina Conte per noi. No, ti volevo dire che da questa angolazione si è notato perfettamente che per esempio il giocatore più rappresentativo dei Verdi, cioè Gianluca Lapi, in realtà è stato finora fermo immobile, ancora è fermo immobile e soprattutto invita i suoi ma anche gli azzurri a stare calmi. Sì, però devo dire questo, che intanto gli azzurri hanno guadagnato minimo una 3 decina, metri, 3, 4 cose, qualcosina metri. Di più, comunque stanno avanzando e Lapi, vediamo che è un po' l'anima della squadra dei Verdi, sta cercando di capire far mantenere la calma, perché la calma è quanto mai importante, sì, bisogna affrontare l'avversario, ma bisogna anche essere lucidi per poter partire e colpire l'avversario. Simone Ponzati, come sta andando? Mi sembra calma piatta. Vediamo strano, un po', è un po' strano, la partita è stata preparata così da tutte e due. E ora si guarda, la partita è lunga 50 minuti, vediamo che succede. Vediamo se anche Simone Memmo, che vedo però particolarmente concentrato, se mi può dare un aiuto. Si stanno affrontando così. Difficilmente ho visto iniziare una partita di calcio storico così. Sì, si stanno studiando, a questo punto direi sono due squadre con molta esperienza, una davanti all'altra, il pallone ancora dietro e niente, stiamo guardando, è come un incontro di pugilato che all'inizio schermano per guardare, per capire come si muove l'avversario.
Esatto, come ha detto benissimo, come un incontro di pugilato, all'inizio si balla un po', no? Sul ring, sì. Ci si danno dei qualche colpi jab, non cattivi, perché questo insomma era un pochino cattivello, questo scambio che abbiamo visto, sì, non sì, era ma... proprio una carezza, ma è tutto previsto, cioè questo è il calcio storico. Si guadagnano centimetri di campo, ma guardate come ci diceva Simone prima, gli azzurri stanno, gli altri stanno dietro, non abbandonano le loro posizioni in difesa, e altrettanto mi pare stiano facendo anche i verdi. Sì, i verdi che tra l'altro hanno il vantaggio di avere il possesso della palla, allora no, che... perché a questi qua probabilmente li pizzicano un pochino le mani, vorrebbero andare lì a dire la loro, però hanno avuto l'ordine di stare dietro e quindi stanno dietro. Naturalmente, vedete, ecco, guardate la palla. Guardate un calciante con la palla che praticamente è protetto da altri due, e lì si scatena la bagarre, perché? Ecco. Perché si sta cercando di sfondare sulla sinistra. Ecco, adesso si sfonda. La palla invece di qua. La palla è dalla parte opposta, attenzione. Però la difesa degli azzurri si sta muovendo. È schierata, ecco benissimo, la differenza. Benissimo, non ha perso. Ecco, non ha perso. Ecco la differenza, mentre proprio sotto la nostra postazione è uno, cioè, contro uno. Uno, eh? Contro uno, stanno continuando. Ecco la differenza delle formazioni dei rossi e dei bianchi, che nell'inesperienza sono andati tutti a... Avvertiamo anche i nostri telespettatori che le magliette durano, appunto, adesso sono passati 4 minuti e 24, sì, e le magliette praticamente non ci sono più, esatto, durano intorno ai 2-3 minuti. Si, ecco, salvo non qualcuno di più. Forse che ha delle maglie un pochino più particolari, non lo so di cosa siano fatte, penso di ferro, perché sennò si strappano subito. Intanto in possesso di palla c'è uno degli atleti più veloci, più rapidi, credo in assoluto del calcio storico, parlo di Birghillotti, dei Verdi, adesso la palla però è sempre in possesso dei Verdi, e come vedete l'assetto c'è sempre, poi c'è un gruppo di calciati che si affrontano a suon di cazzotti, però quello diciamo è un contorno, poi la realtà, il gioco reale è un altro. Ecco, vedete. L'Api che praticamente è sulla sinistra e cerca di far sì che la partita possa iniziare, credo insieme allo Zena, che è il rappresentante dei più importante, il senatore degli azzurri. E dopo i primi minuti così di bagarre, abbiamo visto prima come si è accesa, ma anche come subito è stata diciamo così sedata. La regia momento... adesso aveva fatto vedere proprio l'Api che invitava a giocare, poi non si sa quanto questo invito sia reale o quanto sia un modo per poi prendere la palla e partire. Sentiamo un po' Ernesto Poesio, dove si trova? Sì Luigi, io sono praticamente sotto la tribuna d'onore, sotto il magnifico Messeri, in questo momento uno scontro proprio con l'Api, che appunto è al centro dello scontro, l'Api che però fino a questo momento, come diceva prima Valentina Conte, ha fatto da paciere, ha cercato di calmare i suoi ma anche gli azzurri, una differenza rispetto anche alla scorsa partita, quando l'Api era appunto al centro del campo e dirigeva proprio tutte le operazioni per quanto riguarda le azioni offensive. In questo caso invece è proprio al centro di questa rissa che si è creata qui sotto la tribuna d'onore e che vede anche lo Zena per quanto riguarda gli azzurri, e quindi rimane qui, fa un po' da pacere, però qualche colpo poi lo tira anche lui. È normale, cioè, in una cosa simile mettersi a dire no, io non picchio, mi sembra voler dire proprio picchiatemi e datemi tutti i pugni di questo mondo, quindi è normale che uno debba anche difendersi, ma comunque cercare un attimo di portare la calma e rientra nella regolarità. Intanto Birghillotti tiene palla, attaccato da un azzurro, e adesso c'è... Si prova a giocare. Infatti l'Api che dice dammi la palla e vediamo se andiamo avanti. Anche se continuano. Qui sotto c'è uno scontro praticamente, uno contro uno. L'importante è quello, uno contro uno. O due contro due. L'importante è che ci siano numero pari. L'Api ha il pallone, è protetto da un paio di calcianti. Adesso anche tre o quattro praticamente cercano di proteggerlo per portarlo il più possibile vicino. Attenzione. Vedete da dietro, parte da dietro un calciante azzurro, è riuscito a strappare il pallone di mano, proprio così come dicevano gli antichi romani, dar pastum, vuol dire strappare con forza. Palla ancora per il possesso dei Verdi, con gli azzurri e alcuni Verdi che si fronteggiano davanti alla tribuna d'onore, qualche cazzotto, ma per ora
sinceramente si è visto il giusto, e tatticamente però le due squadre sono molto attente, cercano di non sguarnire la propria difesa. Sta andando, vediamo, verso l'ottavo minuto di gioco, c'è un blocco. Già finito, anzi, l'ottavo minuto di gioco. Ora, gioco secondo qualcuno non c'è stato, ma anche questo è gioco. Fa parte del se voi ricordate un attimo dall'inizio della partita, il gruppo degli attaccanti è lì che si fronteggia a volte anche con qualche scambio di pugilato, con qualche calcio, ma si fronteggia ormai da 8 minuti. Intanto qua si prova a giocare, quindi la palla ce l'hanno i verdi, gli azzurri ovviamente stanno attenti che improvvisamente non ci siano delle folate in avanti degli azzurri, dei verdi verso la caccia. Beh, ci sono anche dei calcianti che magari cercano un po' di far stare tranquillo, per esempio vedo Roberto Torrini, che è uno dei verdi, che sta cercando di bloccare un calciante azzurro che forse era un attimo più più voglia di andare in avanti, e lui lo ha bloccato, e questo può servire anche per riportare se possibile un po' più di calma, ma credo che non faccia parte del calcio storico, la calma non esiste, quindi comunque si cerca di stare un pochino più tranquilli. Ecco l'azzurro che tentava di prendere la palla al verde, non c'è riuscito. C'è Birchillotti con il pallone, gli azzurri, e mi rivolgo a Simone Ponzali. Sì, hanno guadagnato molto sulla destra, diciamo, del loro attacco, quindi proprio davanti alla tribuna d'onore, però non riescono a prendere la palla. No, quella lì è un'altra partita, la partita, diciamo, giocata è quella fra questi ragazzi qui in mezzo, e la lì è un'altra cosa, non c'entra nulla con il gioco. E vediamo... Così, esattamente così. Perfettamente ragione. La partita è qua sotto, e qui c'è questi più giovani, fuori, come tutti, vedete, più tutti, veloci, fuori, che hanno il pallone, che cercano i verdi ovviamente di avanzare e gli azzurri di non farli avanzare. Certo, si accenderà al momento che una delle due squadre segnerà la caccia, oppure ci sarà una mezza caccia. Ecco, a quel punto credo che la partita prenderà ritmo, e saranno coinvolti sicuramente anche coloro che adesso invece si stanno un po' disinteressando della partita. E chiaramente non è semplice riuscire ad arrivare nella metà campo avversaria, perché come vediamo le squadre sono ben messe in campo, vi ho detto, i valori sono simili, sono davvero due squadre ben allenate, due squadre preparate dal punto di vista tecnico e tattico, ecco, vedete. Che si sanno muovere bene, guardate come vedete, si scambiano qua si sta giocando, vedete che qua si sta giocando, si scambiano rapidamente il pallone, poi vediamo il calciante azzurro, il calciante dei verdi è a terra, ma la palla è sempre dei verdi, e questo se non altro permette di giocare con un po' più di vantaggio per il quartiere di San Giovanni. E siamo giunti, amici sportivi, al decimo minuto, undicesimo in questo momento, ancora 39 minuti prima di sapere chi vincerà il torneo del calcio storico edizione 2005, naturalmente insieme a voi RTV 38, la partita che andrà in replica questa sera alle 20, RTV 38 che da tre anni segue questo evento storico, e non solo, sportivo, storico e anche di ecco vedete, importanza, la regia sta facendo, sì, di Lapi che viene preso praticamente, gli viene strappato il pallone di mano, era quello, era chiaramente non un tentativo, dai la palla a Lapi che è di fatto il migliore della tua squadra, e lui avrebbe dovuto cercare di andare a caccia immediatamente, però gli azzurri se ne sono accorti e lo hanno bloccato con una grande mossa, devo dire. Intanto continuano a volare i cazzotti, ma è anche vero che la partita per ora rimane lì e non riescono a trovare spazio i verdi. Linea Valentina Conte. Sì, qui sotto la tribuna d'onore sta succedendo un po' di confusione da parte degli azzurri, perché c'è un azzurro che ha chiesto più volte di contare i verdi, perché sapete che il capitano, l'allenatore potrebbero stare in campo, ma dovrebbero essere credo due soltanto. Comunque ha chiesto ripetutamente che vengano contati i giocatori in campo di tutte e due le squadre, perché lui sostiene che i verdi siano di più. Quindi qui c'è un'area di grandissima tensione. Ho la netta sensazione che sia così anch'io, non è che mi voglia schierare da una parte e dall'altra, però c'è un personaggio, il centro del campo, ecco, lo vedete inquadrato, sì, l'abbiamo visto prima, che invitava i calciati verdi ad andare in avanti. In effetti qui, mentre vediamo un calciante azzurro
con un evidente taglio alla fronte, e in effetti non dovrebbero esserci più di 27 per parte. Ernesto Poesio. Sì, allora è stato fatto uscire uno dei verdi, probabilmente appunto non tanto un giocatore quanto un capitano o uno degli allenatori, è stato fatto uscire, quindi in questo momento il numero è pari intanto qui sotto. Numero di Birghillotti che prova la conclusione, mezza caccia per gli azzurri. Sì Luigi, sì, intanto dicevo qui sotto la tribuna d'onore c'è un azzurro che ha una ferita vistosa, sanguina moltissimo alla fronte. A te la linea. Bene, ecco, abbiamo visto Birghillotti. Vediamo il replay. Sì, Birghillotti, bella azione. Ha provato la conclusione da lontano. Se non altro la partita adesso credo che prenderà un'altra piega, anche perché i verdi devono per forza recuperare e non possono fare diversamente. Quel gruppetto là però continua la loro questa cosa di pugilato, questa sì, e intanto esercitazione, non gli so azzurri come chiamarla. Hanno guadagnato, sì, ma è inutile che lo guadagnino là, scusa, sì, hanno guadagnato un bel punto. Se la palla per un caso arriva là però credo che potrebbe esserci spazio per riuscire ad andare in caccia. Ricordiamo che gli azzurri sono in vantaggio di mezza caccia a zero, questo perché il giocatore verde ha tirato ed ha sbagliato ed è andato troppo alto, quindi sappiamo appunto la regola. Linea Ernesto Poesio. Sì, per quanto riguarda le condizioni dell'azzurro che vi stavo dicendo prima, una ferita molto fonda evidentemente sopra la fronte e per il momento non rientra, non può rientrare. Però sta chiedendo di giocare. A te Luigi. Sta chiedendo di giocare, chiaramente la ferita è molto profonda, almeno da quello che ho visto, e non riesce a rientrare sul terreno di gioco, è assistito dall'equipe della Misericordia che stanno cercando appunto di fasciarlo. Sì, ricordiamo che la Misericordia di Firenze sta svolgendo come sempre il servizio non solo di medicazione sul campo dei feriti, ma anche avete visto che gli uomini della Misericordia che hanno la maglietta gialla e i pantaloni arancioni buttano acqua sui contendenti, forse anche per freddare un po' gli animi. Ed ecco gli azzurri intanto in possesso di palla, la palla che viene ancora ben giocata dalla formazione di Santa Croce. Di tutto quando siamo giunti al 15° minuto, vi ricordo che ci si misura su 50 minuti in questa finale, mentre l'Api a centrocampo praticamente sta cercando di dire giochiamo, lasciamo perdere se quelli stanno continuando a picchiarsi, giochiamo e basta. Il giocatore ferito è rientrato in campo, ha, come dicevi tu, come avevi anticipato Luigi, una vistosa fasciatura in testa, e non so come possa giocare in quelle condizioni, ma proverà a farlo. Ma soprattutto quanto durerà la fasciatura, in quanto chiunque gli vada incontro cercherà di toglierla sicuramente. Palla in possesso dei giocatori. Intanto stanno provando a togliergli anche la maglietta. Certo, certo, quello è normale. Allora, il possesso di palla adesso è degli azzurri, non c'è movimento, si chiede un po' di collaborazione da parte anche dei datori indietro, dei datori innanzi, un po' di movimento per far sì che ci sia spazio per un inserimento in fase offensiva di un calciante azzurro. Vi ricordo, gli azzurri sono in vantaggio per mezza caccia sui verdi in questa finale, mentre ancora continua questa carriera. Tra un po' mi sa che entreranno in caccia i calcianti azzurri, sono arrivati quasi in fondo. A quel punto gli lanceranno la palla e uno di loro la butterà dentro. Non mi sorprenderebbe, potrebbe essere anche una tattica. Mi voglio togliere lo spizio perché è Massimo Gonzalli. Che ne pensi? Cioè, arriveranno fino in fondo i tuoi compagni, a quel punto basterà tirargli la palla e fanno caccia. Ma questo è difficile perché quelli non pensano alla palla, pensano a un'altra cosa, ma comunque quando verdi arriveranno alla balaustra, o bene bene o male male, insomma, qualche cosa dovrà muovere. Ma vedi, si sta già sciogliendo il gruppettino laggiù. Roberto, vediamo, le cardane sono passate, vediamo che succede ora. E soprattutto per i verdi c'è l'obbligo di recuperare questa mezza caccia che per adesso li sta vedendo perdere contro gli azzurri. Ha provato un po' ad animare la partita il calciante dei verdi, Birghillotti, con un tiro dalla distanza che non è assolutamente semplice, e quindi è chiaro che c'è il bisogno di recuperare
questa mezza caccia, cercando di andare in avanti e soprattutto di arrivare più vicino possibile alla balaustra per poter realizzare la caccia. Sì, in effetti forse un po' si era stemprata la tensione, e qui vediamo un bel replay da parte della regia con il giocatore dei Verdi, Roberto Torrini, che è stato messo a terra in maniera molto decisa da parte. Invece vedete questo scambio che invece è proprio pugilato, come se, con Zena, è come se in campo si giocassero tanti sport. No, è una piccola olimpiade, si tira di pugilato, si gioca al rugby, si corre. Insomma, c'è anche un affrontarsi di epoche, se vogliamo, di generazioni, perché vediamo ci sono ragazzi in campo di 20 anni, 25 e anche insomma signori di 45-49 anni, insomma, quindi c'è voglia proprio anche di tanta attenzione ancora agli azzurri, che guadagnano molti metri, si portano a ridosso della porta dei Verdi. Bisogna stare molto attento, ricordiamo che ogni qualvolta, vediamo un po' il replay intanto dell'azione del Verde, dell'azzurro, che è stato poi bloccato. La palla, ecco, la palla è al centro ed è in possesso dei calcianti azzurri. Ogni qualvolta viene segnata una caccia c'è l'inversione di campo, ed è l'unico momento, diciamo, un pochino di tranquillità. L'alfiere e il capitano si spostano dalla parte opposta, c'è una sorta di garitta dove viene tenuto l'alfiere e il capitano, ma ricordiamo che lo scambio avviene solo quando viene effettuata una caccia intera. Ci sarà lo sparo della colubrina, questo sancirà la caccia realizzata. E mentre l'api al centro del campo, eccola, tanto si sta scatenando, eccola là, veramente, eccola una là. Cazzottata incredibile, e c'è la caccia degli azzurri. Ecco lo sparo della colubrina, c'è la caccia degli azzurri, cambio di campo. Non mi sorprenderebbe che fosse stato fatto con molta precisione, con sommo studio, come si diceva a Firenze, no? È stato attaccato l'api, che è un po' come attaccare la bandiera, e guarda caso è ripartito. Quindi andiamo a dare il replay della caccia. Dimmelo te, Achille, te l'ho detto 3 volte l'altra settimana. Ah, è Piombino. Bravo. Però mi devo scusare con gli abitanti di Supereto, perché mi ha detto Alessio che lui non è di Piombino, si chiama Piombino per comodità, ma lui è di Supereto. Saluto tutti gli abitanti di Supereto. Però forse per onore a Groppi. Comunque abbiamo visto attaccare l'api, che è la bandiera, diciamo, dei Verdi. In quel momento praticamente c'è stato la partenza sulla destra degli attaccanti degli azzurri, ed hanno realizzato la caccia. Il risultato a questo punto è di una caccia e mezzo per gli azzurri contro zero realizzate dai Verdi. A questo punto sono 20 minuti e 50 secondi di gioco. C'è ancora mezz'ora da giocare. Può succedere veramente di tutto, soprattutto se dovessero riuscire ad impostare il gioco in maniera proprio reale, cioè da poter giocare la palla, da poter giocare il calcio storico dal punto di vista tecnico nella maniera migliore. È calcio storico anche questo, però la caccia, realizzare la caccia e riuscire ad andare a realizzare è un'altra cosa. Intanto c'è un intervento irregolare, abbiamo visto un calciante verde che è stato sul portatore di palla, sì. Sì, è stato praticamente sbatacchiato contro la balaustra. Attenzione agli azzurri che se ne vanno adesso. Vedete adesso il movimento, tutti i giocatori che si muovono. La palla è in possesso dei Verdi, il giocatore dei Verdi ha attraversato tutto il campo e sta cercando, protetto dai suoi compagni, una zona libera sulla quale passare. E adesso la partita potrebbe anche decollare dal punto di vista tecnico, e questo qui è l'api qui sotto, non quello che predicava la bontà, non mi pare in questo momento faccia esercizio di bontà, fa il giocatore del calcio storico. Sono questi i colpi che dovrebbero essere evitati, però evidentemente quando c'è la rabbia, quando c'è il nervosismo, è normale che possa succedere qualcosa di irregolare. Vedete, c'è un po' di tutto, di kickboxing, pugilato. Attenzione ai Verdi adesso, attenzione ai Verdi sulla destra, non c'è spazio, viene bloccato il calciante
di parte verde viene praticamente appiccicato alla balaustra, anche perché ha cercato di passare in un posto dove era impossibile passare. Adesso sta allargando, è a centrocampo. Mentre ecco l'Api col pallone. L'Api e Birbigliotti sono, diciamo, due punti di riferimento. Mentre sale alto Fischi, credo all'indirizzo di L'Api, che ha la palla fischiando. Sì. Naturalmente chi fischia sono i tifosi degli azzurri. È riferito al fatto che abbiamo poc'anzi visto, quando probabilmente attaccato un calciante che non aveva colpo in quel momento. Comunque tiene palla e cerca di dare il là a questa azione dei verdi. C'è tanto movimento, un po' come un pendolo. Gli azzurri si stanno difendendo veramente molto bene. Sì, gli azzurri stanno difendendo bene, soprattutto vanno anche a cacciare colui che tiene palla, e in quella maniera si gioca male, perché non si riesce ad impostare la manovra. È un po' soprattutto non riesce a passare. Stanno facendo pressing, esatto, stanno facendo pressing, stanno molto attenti a non far passare nessuno sulle corsie laterali, e questo purtroppo mette in difficoltà il portatore di palla dei verdi, che non ha nessuno a cui passare la palla, e quindi continua a fare il pendolo a centrocampo. Ci hanno già provato tre diversi giocatori dei verdi, e lì è protetto, voglio dire, vedete adesso il portatore di palla, esatto, è protetto addirittura dall'Api davanti e da un altro giocatore dietro. Un po' come il football americano. Esatto, e continua a fare il pendolo però a metà campo, ma gli azzurri difendono benissimo e quindi restano col pallone così. Ernesto Poesio per noi. Sì, per confermare quello che appunto diceva Manuela, tra l'altro i verdi stanno cercando di utilizzare la tattica che li aveva portati alla vittoria facile contro i bianchi, cioè appunto mantenere palla dietro i giocatori appunto che tengono il pallone, per poi provare queste incursioni veloci con l'Api, come adesso il tiro. Mezza caccia per gli azzurri. 2-0. A te Luigi. 2-0, sì, grazie Ernesto, 2-0. Mezza caccia, inversione di campo. L'Alfiere e Capitano che si portano dalla parte opposta con il vessillo, e vediamo il replay di L'Api che prova la conclusione, è molto alta. Beh, lui ha provato la conclusione perché erano molti molti minuti che il 2-0, come fanno vedere i tabelloni del calcio storico, erano molti minuti che i verdi avevano possesso di palla ma non riuscivano in alcun modo a guadagnare metri di campo. L'Api ha preso la palla, ha cercato di affidarsi alla sua esperienza di tiro, ma secondo me ha preteso troppo anche da se stesso. Siamo al 25esimo minuto, 2-0 per gli azzurri sui verdi di San Giovanni, azzurri di Santa Croce quindi in vantaggio, ma sono tanti, 25 minuti ancora da giocare, vuol dire che ancora c'è spazio per i verdi per recuperare, però bisogna giocare la partita. Sì, bisogna Simone giocare, vediamo due partite diverse, una di scontro e l'altra di gioco, da parte nostra e da parte loro. Purtroppo stiamo perdendo per 2-0, comunque ci stiamo comportando bene, forse ragazzi sono sempre con voi. Ma sicuramente sono molto forti, gli azzurri si confermano. Gli azzurri? Si confermano squadra da battere. Squadra da battere, qui siamo un 2, una vince e una perde, ancora non è finita, no, spero. No, squadra da battere sicuramente, siamo i due finalisti. Azzurri è un grosso squadrone, lo sapevamo già prima di scendere in campo. Però insomma mi sembra che i verdi, al di là del fatto che una caccia praticamente l'hanno costruita i verdi con due errori. Sì, più che altro sì, abbiamo sbagliato due mezze cacce, poi la prima mezza caccia, poi ci hanno fatto caccia loro e l'altra mezza caccia. E adesso più che altro manca la velocità di Birbigliotti, la possibilità di L'Api di andare a tirare più sotto porta. Sì, speriamo di portarci più avanti invece di fare i tiri, però la partita ci costringe a fare questo. Ringraziamo Simone Memolo che è rappresentante dei verdi, mentre praticamente anche gli azzurri cercano di conquistare metri nella metà campo dei verdi, e questo nel calcio storico è una sorta di oltraggio, perché guai ad andare in una zona di campo presidiata dall'avversario. E intanto la palla è in possesso degli azzurri, che vi ricordo sono in vantaggio per 2-0, due calci a 0 contro i verdi per questa finale del calcio storico fiorentino. Siamo a voi naturalmente RTV 38 in diretta, vi ricordo stasera la replica, mentre
sotto la nostra postazione praticamente calcianti verdi e calcianti azzurri si sfidano. Vieni, mi viene in mente il film Rocky, non fa male, ma qui mi sa che invece fa molto male. Sai, sono 28 minuti di gioco e credo anche che la stanchezza, il caldo, la pesantezza della sabbia bagnata della piazza cominciano a farsi sentire tutte insieme. Sì, e tra l'altro vediamo che alcuni calcianti azzurri vanno senza palla, verso la porta dei verdi e cercando di guadagnare spazio, magari tentando di poter avere il pallone e segnare la caccia. Anche lo stesso Lapi adesso sta chiamando contro di sé alcuni giocatori, attacca il portatore di palla, lo mette a terra, ecco, e l'oltraggio più grosso nel calcio storico, che si sappia, proprio mettere la testa nella sabbia e far rimanere il calciante e tenerlo a terra. Ecco, come vedete molto spesso ci sono dei lunghi momenti in cui due calcianti si affrontano fermi a terra ed è quello che l'ha buttato giù e lo tiene fermo che sta vincendo in quel momento. Siamo al 28esimo, 29 minuti e quindi il risultato che è sempre di 2-0 per i calcianti azzurri. Quindi vediamo il replay con il calciante azzurro che viene agganciato al volo e poi però si libera molto bene dell'avversario e riesce a mantenere il possesso del pallone. Si continua a darsele nella zona centrale del campo, c'è ancora tanta birra, tanto fiato in corpo, ma soprattutto c'è tanta voglia di poter recuperare il risultato da parte dei verdi. Da parte dei verdi c'è voglia di recuperare questo risultato che li vede sotto di due cacce. Mentre io sto cercando il pallone, eccoci, c'era un calciante azzurro che adesso, attenzione, parte centrale, prova la conclusione, palla recuperata, era Serra il giocatore che ha provato la conclusione della distanza. Adesso è Birghillotti per i verdi che parte sulla fascia sinistra, rapidissimo, però sta tornando indietro. Come ho detto, è uno dei calciati più rapidi, ma la velocità in questi casi, in questo gioco qui, può essere anche fatale, nel senso che se per un caso vai a scontrarti con il pugno dell'avversario, la velocità ha il suo peso in questo caso. E possesso palla adesso per i verdi, che però non riescono a trovare il bandolo della matassa, come si dice in questi casi, non riescono a trovare la maniera per superare il pacchetto centrale, la difesa, o se vogliamo lo zoccolo di centrocampo degli azzurri. È il discorso che facevamo prima, cioè i verdi tengono la palla, provano, fanno il pendolo a metà campo, però non riescono assolutamente a passare né nel mezzo del campo né per le corsie laterali. E vediamo che i calcianti, quando sono nel mezzo, praticamente si guardano a destra e a sinistra, perché il pericolo potrebbe arrivare da qualsiasi punto, e talvolta prendere un avversario e scaraventarlo a terra e tenerlo lì è una maniera come un'altra per dire: vabbè, io il mio lo sto facendo, che nessuno mi rompa le scatole, insomma. E adesso c'è Lapi che viene circondato da quattro giocatori, poi viene affrontato da un calciante azzurro e porta palla, però non si schioda di lì la squadra dei verdi. Ci vorrebbe un'accelerazione come adesso, però vedete non si passa, funziona bene il filtro nella zona mediana, gli sconciatori fanno bene il loro lavoro. Per quello che riguarda gli azzurri, i verdi cercano di dare velocità. Ecco, vediamo nel replay lo scatto e poi il tentativo di passare su una corsia laterale, però i difensori azzurri sono attentissimi, non lasciano passare niente. Mentre praticamente Simone Ponzalli da quassù sta mettendo la squadra in campo degli azzurri, sta dando i suoi consigli e naturalmente urlando a squarciagola, cercando... Ernesto o Valentina Conte, chi dei due ha qualche notizia? No, non ci sono notizie particolari, adesso mi sembra una situazione abbastanza di stallo. Gli azzurri coprono benissimo il campo, rimangono sempre dietro, la difesa è sempre attentissima.
mandano avanti nella mischia appunto gli innanzi, ma rimangono molto molto coperti e i verdi trovano difficoltà. A te Luigi. E ancora gli azzurri adesso che provano ad andarsene, sto cercando il pallone, ecco, è bloccato tutto un tratto da una mischia, è in possesso un giocatore azzurro. Vedete gli azzurri nella loro metà campo che è molto ampia, riescono a stare tranquilli, quasi a rifiatare un po', sono retrovie dove uno può magari recuperare un attimo e poi magari entrare nella mischia, cosa che non possono fare i verdi, che stanno sempre sotto pressione e devono sempre difendere ogni metro di campo. Linea Valentina Conte. Volevate una curiosità, ecco, c'è stato un accenno abbastanza acceso di rissa in tribuna, è intervenuta la Rigos, alcuni hanno scavalcato per scendere giù nella postazione dove siamo noi e viceversa quelli che erano giù cercavano di salire su in tribuna per prendersi con i tifosi su. Ora venuta la Digos, ha calmato gli animi, ma anche qui la tensione è altissima. È altissima perché il risultato è 2-0, non fa stare tranquilli i giocatori azzurri, non distrugge le speranze dei verdi che ancora ci credono, ancora vogliono riuscire a recuperare questo gap che li vede sotto appunto di due cacce sotto gli azzurri. E gli azzurri che però adesso ancora stanno guadagnando terreno, intanto il pallone portato dagli azzurri con i verdi che provano ad andare a prendere il pallone e poi chiaramente il calciante verde viene messo a terra, troppo solo e non può andare da nessuna parte. Intanto due, eccoli là, lo Zena e l'Api, se la regia li può inquadrare, Zena e l'Api che si fronteggiano a centro piazza, ma c'è una sorta di rispetto reciproco l'un l'altro, sono in piedi nel centro della piazza. Intanto sentiamo Ernesto Poesio. Sì Luigi, per dirti che Mirko Cardelli, un calciante dei Verdi, sanguina vistosamente al sopracciglio sinistro. A te. Quindi Mirko Cardelli con un problema al sopracciglio sinistro, ma diciamo rientra nella regola, vi dicevo appunto prima di questa sfida tra i due big delle rispettive formazioni, vale a dire Zena e l'Api. Tanto l'Api che prova ad andare cercando forse di guadagnare un po' di spazio, ecco, e si accende, ecco, una mischia furibonda, mentre il pallone dall'altra parte ce l'ha la terza, ce l'ha l'azzurro, caccia, terza caccia e il caccia di grande furbizia degli azzurri. Sì, sì, è quello che provava forse l'Api, cercare di aprire un varco dalla parte opposta, non è riuscito invece. Ecco il replay, vedete, solitario il giocatore degli azzurri. Chiedo, solitario, va. Sempre lui. Sì, è sempre lui. È Alessio, io gli posso solo fare complimenti, non c'è niente da fare. Segnaliamolo a Corvino, cioè questo segna sempre. Va bene, perlomeno il cuore ce lo mette. Cioè il cuore, ma anche la capacità, anche l'attenzione di approfittare del momento favorevole. Ma c'ha una velocità di base elevatissima e quindi quando vede che c'è lo spazio si butta dentro, poi quando parte è difficile prenderlo. Sono vicini alla vittoria di azzurri, mancano, vediamo un po', siamo al 36esimo. Sì, mancano 14 minuti. 3-0 per gli azzurri. 3-0 non sono poche per una squadra come gli azzurri di vantaggio. Linea Ernesto Poesio. Sì, Luigi, perché è entrata la barella in campo per un calciante dei Verdi che è rimasto a terra ferito al volto, alla testa, si rigira sulla sabbia e appunto era stato prima trascinato in questo momento, però si rialza, la barella esce, quindi sembra che possa continuare l'incontro. A te Luigi. Rientra e gli applausi del pubblico per il calciante verde che comunque rimane in campo mentre... Ricordiamo un attimo, scusami Luigi, com'è andata quest'ultima caccia degli azzurri, quella che ha portato la squadra azzurra sul 3-0, perché è proprio un evento, un modo di segnare tipico del calcio storico. Sotto la tribuna, sulla tre quarti campo, c'è stata una rissa furibonda
Bonda, che ha avuto come protagonista l'Api, che cercava in questo modo di creare spazio per i suoi attaccanti, per dargli la possibilità di creare spazio per andare a caccia. Tutta l'attenzione, diciamo, delle due squadre si è concentrata su quello che stava avvenendo intorno all'Api. Si è liberata la corsia sinistra del campo, quella sotto dove siamo noi, della piazza, e il giocatore degli azzurri, Piombino, come lo chiamano, Alessio, è stato bravissimo a capire, a prendere la palla e a andare su questa corsia libera a segnare. Cioè è proprio la furbizia, la velocità e il cogliere veramente l'attimo. Può darsi venga smentito, ma rispetto alla finale del 2003 è un'altra cosa. Sinceramente quella fu una bellissima finale, fu molto più giocata, molto più tirata. Dal punto di vista tecnico si vide anche delle belle cacce, non per nulla finì 9 cacce per gli azzurri contro le 8 e mezzo dei verdi. E poi può darsi che nei prossimi minuti venga smentito e che magari la partita prenda ritmo tutto un tratto, ma mi sembra, mentre qui vedete il replay, che qui... nel momento in cui l'Api, che dicevamo, il momento in cui l'Api viene protagonista di questa grande rissa, è Alessio che va a segnare, rischiando non poco, perché chiaramente era solo in mezzo ai giocatori dei Verdi, che chiaramente anche i giocatori dei Verdi sono stati presi di sorpresa, sì, non si aspettavano da questa avanzata dell'azzurro. Ancora azzurri in possesso di palla, 3-0 e siamo al 39esimo, 10 minuti ancora di speranza per i Verdi, ma 3 cacce di vantaggio per la formazione degli azzurri sono davvero, davvero tante, e bisognerebbe davvero che nel pallone ancora in possesso dei Verdi, che nell'arco di poco tempo i Verdi riuscissero ad accorciare le distanze, il che potrebbe far cambiare un po' l'atteggiamento degli azzurri, ma 3 cacce sono tante, e andare a segnare 3 cacce agli azzurri non è semplice, perché vedete presidiano una 3 quarti di campo, e questo naturalmente impedisce ai Verdi di far partire una manovra che è ancora come dicevamo. Vedi, il verde ha il pallone, ha un possesso di palla lunghissimo, adesso è l'Api in possesso di palla che cerca l'Api è un giocatore di grandissima esperienza di piazza, quindi voglio dire è un giocatore che sa vedere il corridoio libero anche dove nessun altro sa vederlo. Attenzione, questa potrebbe essere buona per gli azzurri. Si è accesa una mischia dalla parte dei Verdi, e però non ne approfittano perché gli azzurri presidiano in un numero considerevole la propria metà campo, e quindi non riescono i Verdi a sfondare, nonostante si sia accesa una zuffa sulla destra della difesa dei Verdi. E adesso ancora Verdi che provano, Zena e l'Api che si fronteggiano, ma non è assolutamente semplice riuscire a portare palla e soprattutto a cercare uno spazio per arrivare a tirare nella porta. A questo punto i Verdi non si possono più permettere di sbagliare, devono realizzare la caccia in assoluta sicurezza. Non possono tirare da lontano come hanno provato a fare con l'Api e in un'altra occasione precedentemente, perché ricordiamo delle 3 cacce azzurre, 2 sono state segnate dai giocatori azzurri, ma e tutte e due dallo stesso, se non sbaglio, da quello che si chiama come soprannome Piombino, ma 2 mezze invece sono errori dei calciatori verdi, dei calcianti verdi. Ecco, in questi momenti di gioco vediamo, si tratta proprio di vero e proprio rugby. Adesso ha provato la conclusione Birghillotti dalla distanza, è chiaro, se metti tanta potenza nel tiro rischi di mandare la palla fuori, se ce ne metti poca il datore indietro o portiere che dir si voglia recupera il pallone senza troppi problemi, come è successo in questa occasione. L'unica maniera qual è? Arrivare più vicino possibile alla balaustra e buttare la palla dentro la rete, quindi realizzare 42 minuti di gioco, 8 minuti, quindi ne mancano 8 alla fine, e gli azzurri si stiano avviando alla 21esima vittoria, pensate, 21esima vittoria per la formazione
di Santa Croce. Devo dire che i verdi giocano la palla, vedete, vedete intanto delle, la regia ci mostra un po' di pugilato. Sì. I verdi quando hanno la palla, prima abbiamo visto quello scampolo di gioco con l'Api che l'ha data indietro, cioè tecnicamente la palla la giocano molto bene. Devo dire che gli azzurri invece tatticamente hanno stravinto la partita, perché come ci diceva il nostro ospite qui in postazione, degli azzurri hanno saputo assolutamente rimanere attenti in difesa, non concedere nessuno spazio agli avversari, ed è lì che vinci, cioè se tu riesci a non concedere spazio all'avversario per farlo andare verso la caccia, lo costringi o a tirare da lontano e quindi a sbagliare, oppure a non arrivare e quindi a non segnare. Attenzione al calciante azzurro che viene bloccato adesso dall'Api, e però ancora gli azzurri in possesso di palla. Attenzione, ha provato ma poi è stato colpito, attenzione. Qui forse c'è stata un'irregolarità, credo. Con un calciante forse che non ha... Ecco, sì, vediamo adesso il replay, ecco. Vediamo un po'. Adesso qui resiste alla carica e qui di viene colpito. No, poi ecco, è qui che forse succede qualcosa di irregolare. È un allenatore. È l'allenatore. Ecco, era quello che volevo capire. Grazie alla regia. Allenatore. È come prima che un allenatore ha passato la palla. Simone. Sì, è un giochino, i verdi fanno spesso, anche l'altra volta, ma evidentemente non gli basta fare questi lacchezzi. Questo, tanto sì, devo tanto. Dire che i verdi usano gli allenatori in maniera, abbiamo già visto in due occasioni che usano gli allenatori come calcianti aggiunti, non si può, insomma. Infatti non è molto regolare. Sì, in effetti poi se facendo questo non riesci neanche ad avere la meglio, insomma, la cosa ancora... No, poi comunque, voglio dire, l'allenatore sta in campo, perché questo gioco prevede che due allenatori stiano in campo, però sta in campo come allenatore, non come calciante, se no i calcianti sarebbero 29 e non 27. Certo, intanto la palla è in possesso dei... Lapi prova che fa... il tiro, bello però... Viene... Sì, però vedi, quando Lapi è costretto continuamente a tirare da metà campo... vuol dire che gli avversari sono nettamente superiori, cioè se riesce a tirare un calciante verde sta passando sotto, eccolo qua, un calciante verde che sta passando, ecco, sotto, vedete, la nostra postazione, vedete l'Api che siamo veramente a metà campo, lui ha un grande tiro, voglio dire, probabilmente questo non sarebbe andato in caccia, comunque il datore indietro lo ha intercettato, quindi lo ha parato. Però resta il fatto che se l'Api, e questo è il secondo tiro che questo giocatore molto importante del calcio storico fiorentino e in genere dei Verdi in particolare fa da metà campo, c'è qualcosa che non va. Memolo, per i Verdi, quanti ne è usciti? Ho visto uscire da Vincenzo con la barella, si resta infortunato. Gli altri sono tutti in campo a combattere, si sta perdendo i tre calci, però c'è ancora il cuore alto, l'onore, siamo ancora qui a combattere. Senti, quello che è successo prima con l'allenatore, che cioè il capitano che potrebbe intervenire, no? Quello vabbè, a volte rientra nel calcio storico, ma la regola imporrebbe di no. Sì, imporrebbe di no, ci sono i nostri in campo, ci sono i loro e alla fine va bene così da una parte e da un'altra, non stiamo a fare polemiche per queste piccole cose. Visto ben di peggio un campo sia da una parte che dall'altra. Certo. Vediamo ancora gli scontri, la partitaccia per noi, dovremmo riuscire a cercare di portare la palla in mano in calcio. Non è facile con questa difesa qui, comunque siamo sempre qui, forza ragazzi. È difficile campi. Perché bene o male gli azzurri sono sempre ben schierati. Sì, sono abbastanza ben schierati, sì. E quindi è difficile portare sì, l'Api o Birghillotti a poter calcio da più arrivare con la palla in mano. Più che altro in calcio. Allora siamo giunti, amici sportivi che siete sintonizzati su RTV 38 in diretta da Piazza Santa Croce per vedere questa finale 3-0 per gli azzurri. 47esimo minuto. Esatto, tre minuti a tutti gli amici telespettatori che seguono questa
finale. 47 minuti di gioco, se guardate i volti dei giocatori, come sta facendo vedere la regia adesso, i segni della partita si vedono. Cominciano a farsi vedere. Insomma, sì. Voglio dire, non solo i segni della fatica fisica che comunque comporta giocare in un campo così sotto questo sole, ma i segni proprio degli scontri. Credo che non ci sia giocatore che non abbia un livido, un taglio o un po' di sangue che sta colando. Però anche questo, voglio dire, fa parte del calcio storico. L'importante è che nessuno si faccia male in modo serio, poi i lividi in un qualche giorno vanno via. Ma mi preme ricordare che questo era uno sport, un'attività praticata dai romani, dalle legioni romane, proprio per mantenere alto il tono fisico e la vigoria, proprio anche da un punto di vista mentale. Un combattente deve essere sempre pronto a entrare in campo e a dare il meglio di sé. Per far questo si affrontavano nell'Arpastum ed era un gioco veramente molto ma molto simile a quello che vediamo in questo momento. Mancano 2 minuti alla fine della partita e ancora gli animi non mi pare che si siano calmati, anche se il risultato ormai mi sembra non dico acquisito, perché sennò qui gli azzurri, che sono in postazione con noi, fanno dei gestacci, però abbastanza vicino. Fare tre calci a questa difesa la vedo dura. Esatto. Effettivamente devo dire che la partita è stata proprio vinta, si può già dire, dagli azzurri dal punto di vista tattico, cioè hanno saputo presidiare la loro zona del campo in maniera assolutamente perfetta. I verdi non sono mai riusciti a arrivare a tirare in tranquillità, e il calcio storico è anche questo, cioè riuscire a impedire all'avversario il tiro tranquillo. Voglio dire che uno come Lapi, che sicuramente è uno dei più grandi interpreti anche fisicamente, no? Anche dal punto di vista scenografico del calcio storico fiorentino, uno come Lapi sia stato costretto a tirare 2 volte da metà campo, una volta sbagliando e dando mezza caccia all'avversario, e una volta il suo tiro è stato parato dal datore indietro. Questo la dice lunga sulla capacità tattica della difesa azzurra, che ha vinto la partita. La partita l'hanno vinta sicuramente il calciante azzurro che ha fatto le 2 cacce, ma la partita l'ha vinta la difesa degli azzurri. La difesa degli azzurri è un assetto tattico perfetto, perché non c'era zona di campo che non fosse presidiata da un calciante azzurro, dando così l'impressione ai verdi di non trovare sbocchi, di non poter riuscire mai a mettere in luce la velocità di Birghillotti o la potenza fisica di Lapi. Intanto comincia a salire alto e in questo momento è finita adesso. Hanno vinto gli azzurri 3-0. È finita. Sono loro i campioni del calcio storico 2005. Per l'anno 2005. Complimenti, sei contento? Complimenti. 21esima felice? Vittoria. Certamente felice, anche perché questa qui era una partita da affrontare con la massima attenzione e delicatezza. I ragazzi hanno fatto una partita perfetta sotto ogni punto di vista. L'ha vinta la difesa. L'ha vinta la difesa, l'ha vinta la tattica, l'ha vinta il cuore di questi ragazzi. Cuore che hanno messo anche i verdi. Cuore hanno messo tutti. Volevo salutare Giano, i fratelli Misuraca, Perguido, Luca, Rossi, Lapi, Minga, Alberto. Insomma, tutti i componenti. Tutta la squadra dei verdi ha lottato con onore. Comunque si è andata a questa finale, non siamo inferiori a nessuno. E poi c'è la prossima finale il prossimo anno. Aspetto queste 2 squadre. Valentina Conte. Scusatemi, sono con la presidentessa del calcio storico, Elisabetta Meucci. Allora, una partita molto tesa. Molto tesa, e per questo il gioco non se ne è visto tanto, perché le 2 squadre equilibrate hanno scelto una strategia di blocco, per così dire, per cui non si è visto tanto gioco, però per fortuna è stato tutto contenuto in termini accettabili. Per cui tutto sommato è soddisfatto. Tutto sommato è stato soddisfatto. Grazie. Sì, direi che tutto sommato si può essere soddisfatto. No, dovrebbe essere molto soddisfatto. Anche se i verdi, ho l'impressione che i verdi potessero fare di più. Però. Sì, però voglio dire, era una partita delicatissima, perché non dimentichiamolo che qui ci sono i calcianti veri, i calcianti che hanno una storia dietro le spalle, che hanno voglia anche di menare le mani in queste circostanze. Quindi voglio dire, poteva anche essere una partita difficile dal punto di vista dell'ordine in campo. Invece sì, è stata, forse si è giocato poco il pallone, ma soprattutto per i meriti tattici di una squadra, non perché c'è stata violenza in campo. Io violenza in campo non ne ho visto. No,
rientra, perché rientra nelle regole di questo gioco. L'inno alla vittoria che viene naturalmente dedicato ai calcianti di parte azzurra, i calcianti di parte azzurra che si aggiudicano il trofeo 2005, vale a dire il palio del calcio storico 2005, vincendo per 3-0 contro i verdi in una partita tatticamente molto interessante. Ringrazio Ponzaldi e Memmolo, grazie a tutti. Aspettiamo l'anno prossimo, perché presumo che gli azzurri potrebbero arrivare un'altra volta a finale, ma almeno per una volta penso ci si riveda, poi speriamo due. Bene, ringraziamo intanto i tifosi azzurri cantano a quelli verdi: non vincete mai. Sì,